bisogna cominciare. Corsero la strada principale per mezzo chilometro verso il centro della città. Abbassò ancora il finestrino, vi appoggiò la mano. Alzò gli occhi, lo vide venire verso la macchina. Lasciò cadere il cappotto sulla sedia. Imboccò la strada fiancheggiata dagli alberi, attraversarono il largo marciapiede e raggiunsero la macchina. Mi sedette accanto, gli stese le gambe verso il fuoco, poi accese le luci della stanza. Lo guardò fisso negli occhi. Pensava che mai sarebbe riuscito a dirmi la verità. Mi toccò il viso, lei scese dal letto, andò nel bagno, lo baciò sulla gola, inghiottì un sorso, prese una giacca dall'armadio e l'indossò. Guardò fuori dalla finestra piegandosi in avanti e restò in quella posizione per alcuni minuti. Si voltò verso di lui. Si baciarono ancora, piano, poi lui la lasciò. Si lavò le mani, si tolse le scarpe, tornò a guardare fuori dal vetro. Si rivestì, maglioni, calzoni, danza pesanti, mocassini. Si avviò lentamente lungo il sentiero, coperto di ghiaia. Parcheggiò la macchina e spalancò la portiera, non disse altro. Era l'unica persona che mi confortava, dimostrandomi amore, considerazione, affetto. Ma le cose sono cambiate, sono andate in un'altra direzione mentre noi discutevamo tanti bei programmi. 20 minuti dopo salivano a bordo. Risalì il ponte facendo attenzione a non scivolare sulla viscida scaletta di ferro. E più avanti le si avvicinò, gli cinse un braccio, premendoselo sul seno. Mordendo il labbro inferiore, i capelli fra le labbra, il sangue, le martella dei tempi, le mani le tremano, lo sguardo le si annebbia, gli occhi si spalancano, i muscoli si tendono, il cuore palpita. Accompagnai a letto, dormimmo uno vicino all'altro. Ma se non ce la fai, non importa. A che pensi? Cosa vogliono dire tutte quelle macchie fuggenti? Si vedevano le ombre sulle lenzuola. Le gambe sono allargate, le braccia tese, leggermente piegate. La guardò in viso. Tutto si svolge nello spazio delle lenzuola. Tutto l'interesse accentuato nell'armonioso rapporto fra la curva delle cosce e quella dell'addome. Mordendo il labbro inferiore, i capelli fra le labbra, il sangue, le martella, le tempie, le mani le tremano, lo sguardo le si annebbia, gli occhi si spalancano, i muscoli si tendono, il cuore palpita. Non voglio conoscerne altri. Voglio anzi evitarli. Ciascuno per suo conto. Non ne avete avuti mai. Mai! Le accarezzò le spalle, le sorrise. Sai, ti penso sempre. Le labbra e i denti di lui le sfioravano, i denti e il collo. Che cos'è questa cicatrice? Domandò. Aveva una sottile riga bianca sul ventre. Perché amo mio marito. E andavi a letto con altri uomini mentre vivevi con lui? Sì. Erano linee e troppo leve che poi si interrompevano. Prese il volto tra le mani e lo baciò. E infine la menomazione sessuale. Pareti e soffitti si incurvano lievemente in ogni direzione possibile. Chiusi il suo pugno nella mia mano. Tutto quello che aveva da dire, non c'era altro. Poi silenzio. Nasce sotto il passo di novena e descrive nel tratto superiore un grande arco con la convessità a nord e poi a est percorre la Val Pedretto, chilometri 17 fino ad Airolo, quindi la Val Levantina, chilometri 35 fino a Biasca e la cosiddetta Riviera. In essa confluiscono numerose vallate, tra cui la Val Piumogna,
che si spinge sotto il gruppo del Campo Tencia, e la Val Pedretto, che fiancheggiando la costiera occidentale del San Gottardo, termina al passo di Novena. Sorrideva. Non la seguì subito, vi fu un lungo silenzio. Non aprimo bocca. Dunque ci amiamo. Stava cercando un'altra storia da raccontare. Mi è venuta un'idea. Non fermiamoci qui. Di lì dopo siamo andati sulla spiaggia. E parlavate di viaggi. Gli occhi si spalancano, i muscoli si tendono, il cuore palpita. Lentamente. Muovendo la sua mano, ho cacciato giù la saliva e mi sono gettata. L'intero corpo vibra diagonalmente, prosegue la linea del dorso. Si lascia ricadere indietro verso di lui. Improvvisamente si guardano in faccia. Si alzò e avanzò sul tappeto a passi felpati, facendomi cenno di seguirla. Tuttavia non ha un andamento rettilineo. Il suo contrasto con l'ambiente circostante è basso. Non succede mai niente in questa città. Fuori dalla finestra la scena si svolgeva esattamente come l'aveva prevista. Gli occhi si spalancano, i muscoli si tendono, il cuore palpita. Il corpo sottile giace con la parte superiore leggermente sollevata e la testa appoggiata su una delle braccia. Cominciò a muoversi più veloce. Stringi, stringi! Il suo viso esprime una grande sofferenza. Stava per alzarsi e correre per vedere cosa succedeva nella stanza accanto, quando all'improvviso scorse due uomini passare davanti alla porta. Nessuno mi può aiutare. Si mise a correre. Si mosse il labbro inferiore, scosse la testa. Non ho mai visto nessuno riprendersi così rapidamente. Si giunga anche alla conclusione che non poteva essere morta in autunno. Il corpo sottile della ragazza tremava convulsamente. Quando andasti ad abitare con lui, ti parlò mai di denaro. Quando vivevi con lei, vi aiutava qualcuno a pagare l'affitto? Fece altri nomi? Il terzo nome non è completo. Non guadagnò denaro in quel periodo di tempo. Che cos'è questa cicatrice? Il più forte dell'istinto di conservazione lo ha portato a descrivere i fatti con una ferocia non inferiore a quella che ha dato prova durante i fatti. Guardò dappertutto senza trovare ciò che cercava. Un ultimo particolare va taciuto. A cui non sarei capace di aggiungere altro alle osservazioni precedenti. In un gran numero di casi, la soluzione dipende quasi interamente da un'analisi del luogo e della posizione. Quando fu la prima volta che vi incontraste? Non ti diede nessun altro del denaro in quel periodo? Non ho chiesto di fare nomi. E parlavate di denaro? Avesti rapporti intimi con lui? Avevi parlato di un'altra persona che ti dava del denaro. Due nomi nuovi sono stati fatti e un terzo è facilmente riconoscibile. Cosa c'era in quei cassetti? Che cosa faceva del tuo denaro? Questo da qualche parte l'ho già letto. Thank you.
cancellato la lucidità di me, pensando alla scena appena accaduta. Ah, disse che era andato a fare una passeggiata sul lago. Mi è venuta un'idea. Una gita all'aria aperta, piccolo rinchiuso in serata. Doveva essere accaduto qualcosa, si guardò ancora. Nel passare accanto al letto mise il piede su qualcosa di caldo, molle, liscio. Non c'erano mozziconi nel portacenere davanti a lui. Andando avanti si accorse poi che non era poi così come credeva. La sua voce, normalmente bassa e velata, tremava un po'. Diciamo che sto cercando di dissipare certi dubbi. Prima delle 5, credo, prova evidente, pensò a lui e capì.